Buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel canale se siete nuovi e bentornati invece se siete dei miei amici a tempo. Iscrivetevi al canale qua sotto nel momento in cui questi contenuti vi piacessero. Oggi siamo venuti in questo laboratorio orafo del mio amico Sergio da Preziosi d'Autore, che vedrete nel corso di questo video. Il mio obiettivo è quello di fondere parte della mia collezione che ho ottenuto nel corso di quest'anno dell'oro alluvionale e deluviale. Quindi nel corso dei prossimi minuti quello che vedrete è la fusione di parte della mia collezione. L'obiettivo è quello di farne un gioiello ed ecco perché siamo proprio approdati in un laboratorio orafo attrezzato. E l'obiettivo ovviamente è di usare l'oro che ho raccolto come applicazione di tutte le escursioni, delle prospezioni che vi ho mostrato su questo canale. Inoltre ricordatevi che nel momento in cui foste interessati anche voi venire con me in escursione per cercare le pagliuzze d'oro, le pepite d'oro lungo i fiumi italiani, qua sotto trovate il link in descrizione alla mia mail, alla quale potremo metterci d'accordo su tutto, prezzo, orari, luogo e via dicendo. Trovate tutto qui sotto. Parliamo ora della purezza dell'oro. Spesso e volentieri nei video passati, qui vi rimando la visione, ho parlato di quanto oro può esserci come elemento chimico all'interno delle pagliuzze, delle pepite d'oro che effettivamente ho trovato nel corso delle mie prospezioni. Infatti dovete sapere che le pepite d'oro che ho trovato finora purtroppo non sono pure al 100% in oro. Ne abbiamo già parlato in un altro video in cui vi andavo a descrivere il perché 55 euro al grammo, che è solitamente il prezzo che potete trovare su Google per quanto riguarda l'oro, magari parte di lingotti, non si applica veramente all'oro che si trova all'interno delle pepite d'oro italiane. Infatti le pepite d'oro italiane, come anche le pagliuzze, sono una merce più rara e questo influisce notevolmente sul prezzo. In ogni caso, quello che dovete sapere è che all'interno di una pepita d'oro, per esempio, che ho trovato in una delle mie prospezioni, l'elemento chimico oro non è il 100% della massa complessiva della pepita. Vi è anche all'interno dell'argento e del rame. E questa composizione varia nel corso dei vari fiumi, sia lungo lo stesso fiume, tendenzialmente quindi vi è una maggioranza dell'elemento chimico oro, tanto più ci si allontana dalle Alpi e al contrario invece diminuisce tanto più ci si avvicina alla miniera, e cambia anche ovviamente tra gli stessi fiumi, perché magari quella pepita d'oro deriva da un giacimento di origine differente e quindi capite che già nella vena d'oro lo stesso oro, come avete capito, è una lega, all'interno argento e rame e qualcos'altro in percentuali diverse. Come vi dicevo quindi, all'interno della pepita d'oro c'è una percentuale, di solito la maggioranza, dell'elemento chimico oro e c'è una minoranza di altri elementi chimici, i quali principalmente sono argento e rame. Tenete presente che l'argento e il rame hanno proprietà differenti rispetto all'elemento chimico oro e sono alquanto importanti. Adesso andiamo a parlarne assieme un attimo. Quando parliamo infatti di lega 750, potete controllare anche sui vostri gioielli. Infatti, in località di solito un po' nascoste, vi è un marchio. E se andate a vedere con una lente ingrandimento, alle volte c'è scritto 750 oppure un altro numero. Sappiate che quello è il cosiddetto titolo, in buona sostanza la purezza. 750 rispetto a cosa? Rispetto a un numero, cioè 1000. Significa che quell'anello potenzialmente è composto rispetto a 1000 parti in 750 parti in oro e in 250 in qualcos'altro. Ecco, quel qualcos'altro di solito sono rame e argento e sulla base della loro percentuale, di solito 125-125 è la media, ma sappiate che possono anche esserci 750 parti di oro, 250 parti di rame, piuttosto che 250 parti di argento, vanno a instaurarsi una serie di condizioni interessanti. Ma a questo ve ne parlerò dopo la fusione. Dopo più di 200 video dedicati alla ricerca dell'oro, parte dell'oro che vedrete fuso nei prossimi minuti deriva proprio da tutti questi episodi che ho portato sul mio canale. È quindi una grande emozione e anche una grande soddisfazione finalmente giungere a un'applicazione di questa raccolta, la quale avete visto con i vostri occhi quanta fatica, quanta dedizione, quanta passione ha richiesto.
Ecco un piccolo spoilerino del prossimo video che segue questo episodio, dove andiamo a trovare un'applicazione a loro fuso. Secondo voi, e scrivetelo qua sotto nei commenti, che cosa siamo andati a produrre con il metallo prezioso? Scrivetelo qua sotto. Quindi abbiamo imparato un sacco di cose. Infatti, le pepite d'oro al proprio interno, le quali vi mostro all'interno dei miei episodi, contengono tendenzialmente due elementi chimici oltre l'oro, l'argento e il rame, in percentuali purtroppo spesso e volentieri non note. Dal momento in cui anche voi fonderete il vostro oro, e vi consiglio di farlo all'interno di un laboratorio orafo con tutte le varie professionalità correlate, ecco che sappiate che una volta che pesate pepita magari di un grammo, non troverete assolutamente un grammo di oro, ne troverete sicuramente meno. Invece, nel caso in cui voi andaste a ragionare di utilizzare quell'oro per farne un gioiello, per esempio un anello, tenete ben presente che è importante aggiungere quantità note di argento e di rame, sapendo effettivamente tutto ciò rispetto all'oro. Quindi, in buona sostanza, finora vi ho parlato di Lega 750, ma per farla molto semplice, un anello Lega 750 non significa nient'altro che c'è il 75% di oro e tendenzialmente il 12,5% di argento e il 12,5% di rame. Questi numeri non sono posti a caso. Infatti, tramite degli studi scientifici e soprattutto tramite centinaia di anni di professione di artigianato, si è giunti a delineare che questi valori sono il miglior compromesso in termini di durevolezza dell'oggetto, robustezza dell'oggetto e, in buona sostanza, aveste un anello composto al 100% da oro, capite che con un po' di deformazione questo si spaccherebbe. Ma invece un oggetto con il 75% in oro, 12,5% di rame e 12,5% di argento, facendo così non si spacca come invece il 100% di oro. Capite quindi che un gioiello, nel momento in cui lo indossaste, l'ultima delle cose che volete ovviamente è che si spacchi solo guardandolo, oppure perdere parte dell'oro a causa dell'usura. Ecco perché si porta l'oro in lega con questo titolo noto. Abbiamo quindi fuso l'oro, ma voi sicuramente vi state chiedendo il perché l'abbiamo fuso. Ecco, questo lo vedremo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ah, e nel momento in cui anche voi voleste cercare dell'oro per fondere, per farne gioielli, contattatemi, tutto trovate qua sotto. Ciao!